Oggi abbiamo inaugurato le nuove cariche sociali per il quadriennio 2021-2025 e sono stato nuovamente eletto dai miei associati, a cui poi ho conferito delle deleghe per settorializzare bene il lavoro e quindi intraprendere una strada migliore sotto il punto di vista lavorativo. Poi abbiamo avuto l'onore di avere un nostro conterraneo, il maestro Fiorella, che ci ha donato delle opere di valore, ma di valore non tanto economico quanto effettivo per noi Caroleani, perché un nostro figlio di Carolei che ha esposto in mezzo mondo, ha ricevuto premi in tutto il mondo praticamente, quindi un artista di fama mondiale che ha tenuto a donare queste opere d'arte, numerosi premi, cataloghi e riviste alla Prologo di Carolei. Oggi è iniziata la mostra permanente nella sala consiliare del Comune di Carolei, allestita ad hoc per l'occasione. La Prologo si conferma sempre più protagonista e anche testimone, quindi, di quello che accade sul territorio. Sì, noi possiamo dire di sì. Abbiamo una Prologo che ha iniziato il percorso nel 2017, anche se è l'associazione più longeva di Carolei. Questo nuovo direttivo, questo nuovo organico ha intrapreso questa strada, è abbastanza attiva tutto l'anno. Chiaramente il Covid ha limitato gli eventi e tutte le attività. Adesso abbiamo ripreso gradatamente. E stiamo già puntando a nuove iniziative da intraprendere già dalla prossima settimana con il nostro Natalizia e poi arrivare alla stagione primaverile ed estiva. Ha partecipato una presenza molto importante, Francesco Perri, Sì, conservatorio di Cosenza, direttore del Conservatorio di Cosenza, che una insomma. grandissima persona, un grandissimo professionista che ci ha onorato della sua presenza e che stasera ha suggellato un accordo verbale che verrà sancito nei prossimi giorni con l'amministrazione comunale di Carolei. Il Conservatorio di Cosenza sposterà molte delle attività che oggi fa Cosenza sul parco storico di Vado, al Nimpeo. Quindi un'ottima iniziativa che si sposta anche qui a Carolei, un altro fiore all'occhiello che si aggiunge alla nostra baita.